il MIUR, quindi l'università e la ricerca, ha istituito dei corsi di cure palliative sia nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, sia nel corso di scienze infermieristiche, e poi è stata istituita la scuola di specialità in cure palliative. Questo vuol dire che nel corso del tempo l'uniformità dei nuovi professionisti avranno tutti le stesse caratteristiche e sarà una vera e propria scuola, e da lì, e questa è la gioventù della medicina palliativa. Nascerà questa nuova Grazie. specializzazione, può essere che anche Genova, l'università quindi di Genova, possa diventare sede di specialità di cure palliative. Oggi ovviamente la grande sfida che sta facendo, direi, il Ministero della Sanità, ma soprattutto la nostra società scientifica, è non tanto sapere cosa insegnare, perché ormai che cosa si deve insegnare, che cosa si deve conoscere, quali sono le conoscenze, quali sono le competenze, sono chiare. Ma soprattutto la sfida è quanti palliativisti. Questa è una scuola ovviamente medica, cioè deve essere un laureato in medicina che farà la specialità in cure palliative. Ma quanti palliativisti devono nascere in Italia? Questa è la domanda.